in collaborazione con... Realizza i tuoi progetti senza stress. Alla burocrazia ci pensiamo noi. Confcommercio Ascom Bologna ti segue in tutte le pratiche da presentare ai diversi enti di riferimento. Contatta per ogni chiarimento i nostri consulenti allo 051 6487591. Email federazioni@ascom.bo.it. Buonasera telespettatori di TV, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Daedalus in studio come vedete per parlare di un argomento che se ci seguite in modo assiduo conoscerete bene. Ogni anno noi dedichiamo doverosamente una puntata a quello che succede nel mese di ottobre nella città di Bologna, che è primariamente il passamano per San Luca. Come sapete siamo molto attenti a tutto quello che riguarda la storia della nostra città e anche quest'anno, questa sera proprio, parliamo della rievocazione di un episodio fondamentale, emblematico, come si dice oggi, iconico nella storia della nostra città. E lo facciamo in studio con Beatrice Borghi, che già conoscerete, bentornata a Daedalus, responsabile della Festa della Storia. Buonasera, grazie. Buonasera dottoressa Borghi. E poi Filippo Galletti, invece coordinatore del Passamano per San Luca. Buonasera. Buonasera, buonasera. Bentornato anche a te. E mentre è una new entry, diciamo così, è per la prima volta questa sera a Daedalus, siamo molto onorati di averlo, il dottor Giuseppe Antonio Panzardi dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bologna. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera, buonasera. Per la parte, diciamo così, del legame con le scuole, ma certo, poi cercheremo di capire e di presentarlo per bene. Allora, questa sera non abbiamo con noi il professor Dondarini, che comunque salutiamo, è a casa, ci sta guardando, sta benissimo, quindi per quest'anno, diciamo così, anche perché poi questa sera spieghiamo anche che per la prima volta in non so quanti anni, dottoressa Borghi, la Festa della Storia non coincide nel mese di ottobre con il Passamano per San Luca. Ma partiamo dal Passamano, dottoressa Borghi, perché proprio quest'anno abbiamo questa felice coincidenza, era il 17 ottobre del 1677, 17 ottobre come oggi, i bolognesi decisero di fare questa azione per la costruzione del portico di San Luca, che è diventato simbolo di Bologna. Allora, a lei introdurre per quei pochi che ancora non sapessero che cos'è il passamano. Sì, una straordinaria impresa quella realizzata nel 1677, che vide la comunità di Bologna, uomini, donne, bambini, in qualsiasi condizione sociale, mettersi insieme uno accanto all'altro e passarsi quel materiale che avrebbe poi permesso negli anni successivi, nei decenni successivi, alla costruzione del portico di San Luca. E come possiamo vedere dalle immagini è un momento, tu prima hai ricordato, simbolico e iconico, è una rievocazione ma che ha questa specificità di poter creare un legame, una relazione, un'afferenza con tutto il tessuto urbano, la città metropolitana, coinvolgendo studenti di ogni ordine e grado, bambini, bambine, ragazzi, nostri studenti universitari nel ricordare e riportare alla memoria quell'antico gesto, che vuol dire in qualche modo di fronte ad un problema che si è presentato, la comunità si è compattata e insieme, al di là di qualsiasi interesse, ha cercato appunto di dare una risposta. Il passamano per San Luca credo che proprio abbia questo valore molto forte di aver ripreso un evento del passato, dal grande catalogo che è la storia e degli eventi positivi
positivi che la storia ci può proporre. Questo dobbiamo dire un grazie enorme al professor Dondarini, perché ha ritrovato, ha ripreso quella antica cronaca conservata nella biblioteca dell'Archiginnasio ed l'ha riportata alla memoria dei bolognesi. Da lì, proprio 22 anni fa, è partita questa straordinaria avventura che, come potete vedere, è proprio un passaggio di solidarietà, di mano in mano, cioè l'impresa che è l'impresa di solidarietà, l'impresa di essere un noi. Io credo che forse la forza e anche la potenza stessa del passamano è che è una comunità, siamo un noi, ed è questa, credo, la più grande bellezza. E penso altresì che sia altrettanto bello quando vedi insieme, da, come potete vedere, l'Avis, la Croce Rossa, i sindacati, appunto le scuole, che per noi sono una realtà importantissima, perché il passamano è un po' una risultanza finale di tutto quello che poi viene svolto durante l'anno nell'ambito del progetto Le Radici per Volare. Ricordo che il passamano è promosso dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, ed è proprio un'iniziativa che ha voluto, un progetto che dura da 25 anni, che ha voluto in qualche modo indagare, conoscere i volti della città, materiali e immateriali, ma in qualche modo da quel repertorio, come dicevo, di quel passato, dare un valore, un significato, un'afferenza nel tempo presente. È un po', come dire, colgo lo sguardo verso il passato che mi dice quelle radici, da dove veniamo, ma al tempo stesso do un mio significato, un mio valore nel mio tempo presente. Sicuramente in quel gesto che noi stiamo ammirando in questo momento e che riproporremo il 19, quindi tra pochissimo, sabato, alle ore 10, c'è proprio quel senso di definirci appartenenti a quella comunità, dal cagnolino che noi vediamo ovviamente in questo momento, e è proprio anche l'apertura delle scuole che escono, incontrano il territorio, e fare quel gesto significa anche sentirlo tuo, è la conoscenza ma che diventa anche assunzione di responsabilità, conosco e quindi sono responsabile di ciò che la storia mi ha lasciato, che non è il passato, ma è quel passato che si genera, rigenera e vive nel tempo presente. E allora, Filippo Galletti, diamo le coordinate appunto dell'appuntamento di quest'anno. Oggi, come dicevo, cade proprio l'anniversario, no? 17 ottobre 1677, ma dopodomani ci sarà questa rievocazione. Sì, esattamente. A partire dalle ore 9, studenti e studentesse di ogni ordine grado inizieranno a raggiungere l'Arco del Meloncello e da lì raggiungeranno gli archi che sono stati loro assegnati. Non solamente scuole, dicevamo, ma anche enti, associazioni, sigle sindacali, la cittadinanza tutta è assolutamente invitata. E poi alle ore 10 ci sarà il solenne taglio del nastro. Da quel momento inizieranno a essere passati gli oggetti simbolici, che sono sì bandiere del mondo, come un classico della nostra manifestazione, e quest'anno abbiamo anche degli oggetti simbolici realizzati, come forse potete vedere, studio, esattamente, realizzati dal nostro artista Gianni Bonfiglioli, che ringraziamo, e che rappresentano proprio quel gesto di quasi 350 anni fa. Una volta passato l'ultimo oggetto, i partecipanti si accodano a questo corteo storico che è partito insieme al taglio del nastro alle ore 10. In questo modo si raggiunge il piazzale antistante della Basilica, dove si terrà un consueto spettacolo. Avremo Fausto Carpani che si esibirà con la sua canzone che ha dedicato al passamano, avremo una drammatizzazione da parte dell'Associazione Culturale Accademia dei Castelli in Aria, che racconterà la leggenda dell'arrivo della icona della Beata Vergine di San Luca proprio sul Colle della Guardia, e gli sbandieratori petroniani che anche loro si esibiranno. Non solo lo spettacolo, ma per concludere in bellezza ci sarà anche offerto un rinfresco, panino con la mortadella, e ci vuole, anche quello è patrimonio, anche Bologna, quello è identità. Quindi, no, esattamente. Non scherziamo.
E ci sono però ovviamente anche le varie alternative vegetariane, celiaca, sì, insomma. Siamo attenti nel 2024. Diciamo, siamo attenti. Poi dopo ti chiederò, Filippo, se appunto uno volesse partecipare, non fa parte di questi gruppi, comunque si può, no? Si può venire. Assolutamente. Non è che si è cacciati, anzi proprio lo spirito dell'iniziativa è quello di coinvolgere tutti. Assolutamente sì, il portico è lungo quasi 2 chilometri, quindi è uno sforzo anche logistico notevole. Proprio qui all'Arco del Meloncello sarà allestito una sorta di checkpoint dove ci saranno dei nostri collaboratori che potranno indicare quali sono le aree nella quale insomma, la cittadinanza potrà inserirsi, potrà posizionarsi. Certo. Abbiamo dei numeri grossissimi perché già hanno aderito tra gli 1200 e 1300 studenti circa. Se poi consideriamo che ci saranno anche dei partecipanti che insomma, interverranno il giorno stesso, direi che raggiungeremo dei numeri davvero molto importanti. E se vogliamo considerare appunto che nelle 22 edizioni, insomma 21 edizioni passate, insomma direi che insomma non dico una eresia se hanno partecipato in questi due decenni almeno 50.000 persone, numeri importanti. Sì, davvero, davvero, come importante appunto è il coinvolgimento delle scuole cittadine, per questo abbiamo qui questa sera il dottor Panzardi. Io sono passati diversi anni da quando ho fatto scuola io, però ricordo che la storia locale, ecco, era sempre quella un pochino dimenticata, non per colpa dei maestri o dei professori, però bene o male si doveva spiegare la grande storia, ma alla fine poi ci mancava l'ultimo miglio per capire invece qual era invece lo stato delle cose qui, no, in questo territorio. Questo può essere anche uno degli spunti per cui tanti ragazzi, tanti studenti parteciperanno sabato prossimo. Verissimo, verissimo. Credo che il grande merito del Passamano per San Luca sia stato proprio quello, creare un attaccamento, una passione in tanti ragazzi per il patrimonio artistico, storico della città di Bologna e del Portico di San Luca, che rappresenta davvero una unicità nel mondo. È proprio vero, noi abbiamo avuto una risposta incredibile. Come ufficio scolastico territoriale, naturalmente abbiamo da sempre, in tutti gli anni, promosso quello che è, quella che è l'evento, l'iniziativa, e nel corso degli anni abbiamo potuto appurare quanto il grande legame che esiste tra il mondo della scuola e quindi i docenti, gli alunni, i genitori, sono tutti assolutamente legati a questa iniziativa. E stamattina in conferenza stampa dicevo: non c'è neanche più bisogno che noi mandiamo la nostra nota per sollecitare le scuole, perché l'adesione è pressoché totale. E quindi parliamo di numeri importanti. Adesso soltanto per l'edizione di sabato, appunto, circa 1200 alunni significa una presenza di alunni davvero significativa, sì, perché insomma mediamente in questi eventi può andarci una classe, due classi, tre classi. Qui parliamo di 1200, quindi davvero una partecipazione totale, e credo che insomma il senso generale lo si debba ritrovare proprio in questa grande voglia di tutti di scoprire i propri luoghi, di avere un rapporto diretto con quello che è il patrimonio di questa nostra città, e quindi crearlo sin dai bimbi dell'infanzia, perché l'altro aspetto molto bello è quello che si va dai bimbi dell'infanzia fino ai ragazzi delle superiori, per cui è veramente un bel risultato. E, tra l'altro, sì, parliamo dei bimbi, ma parliamo quindi anche della convinzione del vostro stesso ufficio in questa iniziativa e del corpo docente, perché poi anche evidentemente i maestri, i professori.
Certo, e devo dire anche lì abbiamo dei riscontri favolosi, insomma ci sono docenti che ormai insomma, vivono la festa e il passamano per San Luca come un momento anche didattico fondamentale, per cui è chiaro che non è soltanto la partecipazione all'evento e quindi al passamano, ma è un lavoro di ricerca, un lavoro di studio e di visitazione dei luoghi, per cui i docenti fanno davvero un lavoro enorme, bello e che ha poi dei risultati assolutamente importanti. Il portico di San Luca è uno, come dicevo, dei simboli della città di Bologna, insieme alle due torri, insieme probabilmente a San Petronio, ecco, sono le prime cose che vengono in mente, ed è il più lungo del mondo, sicuramente quello a livello storico è il più antico e lungo del mondo. Pensate che abbiamo dedicato recentemente una puntata esclusivamente al portico di San Luca, hanno cominciato a costruirlo da metà, per esempio, questo forse molti non lo sanno, però da metà una squadra, diciamo così, andava verso Porta Saragozza e l'altra squadra invece se ne andava verso San Luca, ma è la parte ascensionale del portico quella che è stata la vera sfida anche architettonica, quindi pensate voi nel 1677 questi bolognesi che si sono messi a lavorare al passamano e che non avevano neanche in mente che cosa potesse uscire fuori, no, dottoressa Borghi, da questa loro azione, perché era, possiamo paragonarlo, non so, a uno dei nostri palazzi più avveniristici, più moderni, più straordinari, perché non ce n'era uno pari al momento. È vero, verissimo, è stato un lavoro di squadra, è un lavoro di insieme, un lavoro, come dicevo prima, che ha dato non un nome, cognome, una firma, ma è stato un noi corale che ha visto la partecipazione della città di Bologna. E, è vero, quando inizi un'impresa puoi immaginarti la meta, ma è sicuramente il percorso che si conduce passo dopo passo, in questo caso mano dopo mano, che ha portato alla grande impresa. Io penso che non ci sia volto della realtà di una città, di qualsiasi città, che non sia anche il volto come esito finale di tutte quelle mani, di tutto quell'impegno, di tutte quelle squadre che poi hanno portato alla costruzione di quel portico, di quella colonna, di quel capitello, e credo che dietro ogni pietra c'è veramente una storia, o meglio, dietro ogni pietra e dietro ogni, diciamo, monumentalità e bellezza che noi ammiriamo ci sono i sentimenti, ci sono le emozioni. E io stessa, quando ripercorro quel portico o qualsiasi altra parte della città, mi chiedo spesso chi ha attraversato quel portico, quella piazza 200 anni fa, 300 anni fa, quella città era come la sto vedendo e ammirando in questo momento, ma soprattutto ti rendi conto che quelle colonne, qualsiasi parte di quella città è intrisa di quelle emozioni, di quei sentimenti, di quel pantheon di emozioni di qualcuno che ti ha preceduto, e probabilmente non sono dissimili da quelle che puoi provare tu mentre stai passeggiando, casomai un po' di fretta, un po' in quell'ansia, no, della nostra vita quotidiana, un po' a volte insomma stressante. E credo che nell'esperienza del passamano, ma non solo, in tante altre esperienze che per noi sono molto importanti, ci sia il fatto di rendere tangibile e concreta quella storia che ci appare un po' troppo lontana, è un po' quella storia che sembra che non afferri mai o colga mai il presente. In realtà fare la storia, vivere la storia, sentire la storia significa proprio questo, rendere la storia patrimonio quotidiano, cioè dargli una relazione, un significato, un affetto. È un po' come dire vedo la città con gli occhi dei bambini, in fondo la città è una città come qualsiasi città progettata da occhi che non sono quelli dei bambini, non è vissuta e immaginata a misura di bambini. Ecco, stabilire una relazione, credo, con ogni parte degli elementi patrimoniali che contraddistinguono la città significa farla tua. Spesso noi lo diciamo, studiare, indagare, entrare nel patrimonio e quindi fare educazione
attenzione al patrimonio è prendere il patrimonio nella sua forma e nell'accezione più ampia e renderla la casa comune sul quale puoi indagare e costruire l'identità, una mappa di identità. Come dicevo, il passamano è un esito finale di una serie di attività che poi svolgiamo durante l'anno, cioè momenti, potremmo dire, anche di preparazione che poi portano al passamano. Ogni bambino è, crediamo sia pienamente consapevole, sarà pienamente consapevole sabato della storia di quel portico e di quel gesto del passamano. Però ricordavo gli altri momenti, per esempio momenti che ci portano indicativamente a metà dell'anno scolastico a trovare nelle sedi istituzionali come il Comune di Bologna, come la sala consiliare, a esporre i bambini sono invitati di ogni ordine e grado a esporre gli esiti delle ricerche che hanno condotto durante l'anno, quindi progetti di ricerca, avanzando proposte di miglioramento del bene che hanno indagato. Ecco, per noi questo è un momento straordinario, io lo dico sempre, nell'anno accademico della nostra professionalità, quello è uno dei momenti in cui vedi, voglio dire, quei semi che sono diventati quel tronco, quei rami, cioè vedi quello che è il guardare avanti, il futuro. Quindi ho indagato la mia città, la racconto con i miei occhi, ma avanzo anche proposte di miglioramento rispetto a quello che ho studiato, e questo è sicuramente importante. Non a caso quei bambini, ma sicuramente lo ricorderà anche Filippo, ricordando i parlamenti degli studenti, al termine delle loro proposte ricevono una pergamena nella quale si dice che hanno partecipato al Parlamento degli studenti e pertanto sono vigili e tutori del bene che hanno indagato, che è assumersi la responsabilità, la cura, la tutela, la salvaguardia. È per questo che forse pensiamo che conoscendo, in fondo conoscendo la propria storia, non la vai a rovinare o a scalfire, sì, o a imbrattare. Sì, perché è come se si scalfisse la propria identità, il proprio senso di appartenenza. Ecco, quel noi che emerge così chiaramente in questa partecipazione corale che si ricordava prima con il passamano per San Luca. Ci fermiamo, una brevissima pausa, poi di nuovo in studio con questi ospiti per parlare ancora del passamano per San Luca. Di nuovo in studio con Dedalus, il passamano per San Luca torna per la 22esima edizione, sabato prossimo, tra due giorni, ma è oggi il compleanno, per così dire, di quel evento storico che in qualche modo cambiò anche la coscienza dei bolognesi, che, ripeto, si passarono, decisero di passarsi di mano in mano le materiali di costruzione per costruire il portico di San Luca, che ben conosciamo, che è diventato il monumento, uno dei monumenti principali della nostra città, e quindi si misero proprio in fila indiana su per il Colle di San Luca a passarsi questi materiali, diciamo così, questi oggetti, queste pietre per costruire il portico. Allora, dicevamo prima di fare questa breve pausa, Filippo, dell'importanza anche del gesto, no? Di passare, oggi vi passate, avete spiegato, si è sempre fatto con bandiere del mondo, poi ci sono queste bellissime formelle, ogni anno ne avete di più belle, ogni anno migliorate sempre, però dicevo, è un passaggio che è sì simbolico, che ricorda quell'atto, quel momento, quell'anno, ma che in qualche modo è anche un passaggio di generazione, no? Dicevamo col dottor Panzardi che ogni anno le scuole partecipano molto numerose, e io riflettevo sul fatto che un bambino che 22 anni fa ha partecipato al passamano per San Luca, aveva 10 anni, oggi ne ha 32, magari è sposato, magari c'ha un bambino a sua volta. Insomma, quasi si va di generazione in generazione. È proprio così, è proprio così. Al tempo, alla fine del XVII secolo, non c'era una strada, ma c'era un piccolo sentiero che era anche molto impervio. Sì. Per questo era impossibile raggiungere la metà
appunto come ricordava giustamente poco fa, e da qua, dal punto poi dove poi avrebbero iniziato a costruire il portico, e quindi non era possibile arrivare con animali, con carri, e quindi la soluzione che i bolognesi adottarono fu semplice ma risolutiva, quella di mettersi uno di fianco all'altro e di passarsi così di mano in mano i materiali necessari per la costruzione del portico. Quindi è un'impresa che in un primo momento sembrava infattibile, che invece grazie all'aiuto di tutti si è risolta anche con una poca fatica, se vogliamo. Quindi è un gesto, come ricordavamo, di solidarietà, di aiuto reciproco, e rievochiamo quel gesto sicuramente sì, ma rievochiamo anche quegli stessi sentimenti che sono stati alla base dell'impresa originaria. Come ricordavamo anche poco fa, si tratta anche di un'assunzione di consapevolezza, infatti anche gli studenti e tutti i partecipanti, una volta che giungeremo al piazzale antistante la Basilica, avranno una pergamena nella quale si ricorda che lo studente ha partecipato al passamano per San Luca e pertanto è vigile e custode del portico. E si tratta anche, ecco, di non essere solamente, diciamo, dei cittadini passivi, ma anche attivi e che si impegnano per la propria cittadinanza, per la propria città. E quello che diceva poco fa per quanto riguarda il fatto che alcuni di questi ragazzi e studenti hanno partecipato, oggi sono cresciuti, è verissimo. La professoressa Borghi oggi in conferenza stampa, proprio stamattina, ricordava che alcuni dei suoi studenti sono diventati genitori, alcuni di loro sono diventati a loro volta insegnanti e stanno perpetuando questa tradizione di partecipare al passamano per San Luca. È un grande orgoglio. Assolutamente, infatti complimenti sempre a voi. Dottor Panzardi, quello che si diceva, no, dell'assunzione di responsabilità per il proprio territorio è assolutamente una cosa che abbiamo sempre sposato anche come Dedalus, cioè il patrimonio, la cura del proprio patrimonio, il sentirlo un po' anche nostro, il portico di San Luca. Non c'è bisogno di una legge per scritta magari sui codici appunto penali per capire che imbrattare una cosa così è una cosa sbagliata. Bisognerebbe dare del deficiente a chi lo fa, anche se uno passa da lì, perché viene da dentro, ecco. E quindi ecco questo sentimento che fa parte dell'educazione di un ragazzo, perché non è solo spiegare la storia, non è solo spiegare il nostro passato, ma è anche formare le nuove generazioni a quella che è un sentimento che dovrebbe coinvolgersi tutti, dicevo. Sì, è proprio così. Io credo davvero, se dovessimo pensare a quale sentimento possa suscitare una partecipazione di questo genere, sicuramente c'è questo aspetto, cioè quella è la mia città, quello è un bene della mia città e lo devo tutelare. È bellissima questa immagine del ragazzo, dell'adulto che partecipa al passamano per San Luca e diventa vigile e custode, perché insomma è casa nostra. Non penseremmo mai, credo, di cominciare a imbrattare, a deturpare, a trascurare quello che è la nostra casa, il luogo in cui viviamo. E l'insegnamento maggiore del passamano per San Luca è proprio questo, cioè dobbiamo unirci, ecco la catena che è un'immagine metaforica potentissima, poderosa, dobbiamo unirci per salvaguardare quello che è il nostro patrimonio. E credo che appunto per i nostri ragazzi che frequentano una scuola, ecco, questo è davvero, non c'è messaggio più alto, messaggio migliore che si possa suggerire, perché è una educazione alla convivenza, alla cittadinanza e sicuramente supportata da gesti, dalla comunanza con tante altre persone, che ci consente poi di dire viviamo in una bella città. Assolutamente. E poi c'è un ulteriore aspetto, secondo me,
virtuoso del passamano per San Luca, che comunque porta sempre ogni anno attenzione a questo monumento. Quindi bambini, ma anche adulti che vedono queste immagini, che partecipano, che magari ecco, sono diciamo coinvolti anche personalmente in questo gesto, e ci ricordiamo che questo è un bene, come si diceva, di tutti, che va salvaguardato, che va tutelato, che va restaurato. Come dicevo, è Beatrice Borghi un'opera architettonica ardita per l'epoca, ma in qualche modo anche oggi, perché ogni anno ci sono migliorie da fare, ci sono delle colonne da mettere a posto, ci sono delle problematiche al tetto magari, e quindi ogni anno ci sono delle parti diverse del portico da restaurare. Ecco, io credo che il passamano per San Luca in qualche modo sensibilizzi anche la cittadinanza in questo senso, per cercare anche così benefattori, che è già stato fatto in passato, mettano a disposizione i propri fondi per il portico. Certo, poi penso anche che come ricordavi, Massimo, questo si può applicare a qualsiasi aspetto, volto della nostra città. Non posso non ricordare, per esempio, il passamano per Santo Stefano. Quando è stato realizzato nel 2010, è stato realizzato pensando proprio a quel gesto, a quelle motivazioni, a quelle finalità che sottendono il passamano per San Luca. Ma perché allora non possiamo applicare quel gesto di solidarietà, coinvolgendo le scuole anche in quel caso, per una serie di problematiche che il complesso monumentale aveva a livello di umidità, insomma di necessità, come ricordavi, di ristrutturazione? Perché non applicare, diciamo, la stessa impronta di solidarietà anche per un altro volto della città? E mi ricordo che esattamente il passamano per San Luca si trasferì nella sua modalità di passarsi del materiale lungo la via di Santo Stefano, e lungo proprio quella via di Santo Stefano ci siamo passati delle mattonelle che raffiguravano diversi elementi simbolici architettonici del complesso di Santo Stefano, la rappresentazione stessa delle famose sette chiese. Mi ricordo altresì che poi vennero vendute queste mattonelle al fine poi di dare un piccolo contributo, ma non è una goccia in mezzo all'oceano, è proprio l'oceano della generosità, della conoscenza, che vide poi una solidarietà collettiva, nel senso che coinvolse tutta la città, ma nel caso delle scuole fu un momento anche in cui i bambini e i ragazzi furono guide in quei weekend per la città. Quindi indubbiamente a quel gesto può essere, come dicevo prima, quegli aspetti lucenti che la storia ci fornisce, quelle esperienze importanti, perché non sono ombre, non sono aspetti che ci mettono, diciamo, in un certo tipo di storia, ma tutt'altro, sono quelli gli aspetti che noi dobbiamo portare sul banco, diciamo, ed condividerli innanzitutto anche con i nostri studenti e chiaramente riproporli, come dicevo, nel tempo presente, dare una nostra interpretazione su quegli eventi che sono stati, insomma, davvero peculiari. Come dicevi tu, sono state grandi imprese, e come ogni grande impresa c'è uno sforzo, ma quello che poi si è realizzato è una bellezza di cui noi oggi ancora beneficiamo. Assolutamente, infatti è stata un'opera assolutamente virtuosa, un'azione assolutamente virtuosa anche quella per il nostro complesso stefaniano, che abbiamo anche questo visitato recentemente con Daedalus, e che vede, a mio modo di così, a mio giudizio, il complesso in buona salute fisica, stavo dicendo, comunque architettonica, sì, e diciamo il complesso sembra in questo momento sano, e grazie probabilmente anche a queste azioni. Ma il passamano per San Luca è anche un po', quando si sente dire, no, la scuola dovrebbe uscire dalle aule, la scuola dovrebbe essere altro che stare in classe, tutti decantano, no, e immaginano questo bellissimo film che tutti noi abbiamo visto, L'attimo fuggente, cercare di vivere, no, quella che è la conoscenza e l'apprendimento. Il passamano per San Luca è l'attimo fuggente, è uscire dalle proprie aule, andare sotto al portico e rifare quello, non so se Filippo sei d'accordo, quello che si faceva 347 anni fa, una cosa così. No, sono assolutamente d'accordo. E
colgo anche l'occasione, se mi è permesso, di ringraziare tutti questi insegnanti con i genitori che parteciperanno. Anche perché ultimamente, dal momento che noi siamo in contatto costante con un grande numero di scuole con le quali proponiamo attività, tra cui anche la conoscenza del portico, ecco, abbiamo notato che ultimamente il sabato sta iniziando a essere un giorno festivo per molte scuole. Adesso dopo chiediamo anche e poi esatto e quindi molti insegnanti, grazie al loro impegno, grazie anche all'aiuto dei genitori che si sono resi disponibili, hanno deciso comunque di partecipare in orario extrascolastico e così di organizzarsi anche magari unendo le facendo le classiche macchinate e venire a partecipare al passamano. Cioè significa che il passamano ha un valore importante, e quindi anche in orario extrascolastico loro vogliono esserci, vogliono partecipare, trasmettono questa voglia a tutti, a partire dai loro figli che sono studenti, studentesse di ogni ordine e grado, dall'infanzia fino alla secondaria di secondo grado e anche i nostri studenti universitari. Quindi davvero, sì. È vero Panzardi, che effettivamente nel corso dei decenni, no, adesso le scuole sono sempre più, tra virgolette, chiuse il sabato, magari si allungano i tempi, le giornate dal lunedì al venerdì e il sabato magari. Quindi a maggior ragione è un doppio successo riuscire a portare le persone, gli studenti, i bambini. Certo, no, è vero, insomma, molte scuole ormai articolano la settimana scolastica su 5 giorni, e quindi il sabato per molti istituti scolastici non ci sono attività didattiche e le classi, quindi gli alunni sono liberi. E questo dimostra ancor di più quello che dicevamo prima, cioè l'attaccamento, il fatto di partecipare prescinde dall'inserimento in un contesto scolastico per cui la classe X o la classe Y ha un permesso di 2 ore per partecipare. C'è voglia di farlo, a prescindere appunto che sia all'interno di un orario scolastico. E questo è davvero, insomma, il grande merito, la dimostrazione di come un evento che è partito appunto come rievocazione rappresenta una serialità. Siamo al 22° anno, il che significa che ormai è un appuntamento vissuto dalla città come un evento assolutamente della città e che si è allargato sempre di più, perché poi non dimentichiamo che non è soltanto Bologna e le scuole di Bologna, noi su tutto il territorio abbiamo 111 istituti scolastici statali, ne abbiamo oltre 200 paritarie che si articolano su tutta la città metropolitana, quindi vengono dalle cittadine, dai paesini, anche dell'Appennino. Siamo assolutamente a una presenza che è davvero importante, è davvero significativa, e questo non poteva avvenire se non ci fosse stato questo senso di partecipazione che è totale. Tra l'altro 22° anno non ci si è fermati, o comunque anche durante il Covid abbiamo trovato il modo, anche se non ricordo male, che qua in studio per ricordare. Perché vedevo le immagini di gente con la mascherina, quindi probabilmente anche durante quegli anni, magari non proprio il 2020 se non sbaglio, forse un'edizione saltata o no? Un'edizione saltata, e l'abbiamo fatta, virtualmente. L'abbiamo fatta qui in studio. L'abbiamo tenuto vivo qui. Sì, questo e l'anno seguente persone. Siamo partiti un po' più su, esatto, quasi vicino alla Basilica, però non abbiamo rinunciato, sì, è vero, a quel giorno. A fare comunque, infatti no, questo. Neanche il Covid ha fermato il passamano per San Luca. Noi dobbiamo fermarci, ma solo per qualche momento, poi di nuovo in studio per l'ultima parte ancora di Daedalus.
Ultima parte di Daedalus dedicata all'edizione 22 del Passamano per San Luca, che ci sarà dopodomani, sabato. Oggi, come dicevo, ho già più volte ricordato, è l'anniversario di quell'evento, di quel passaggio di mano in mano degli materiali per costruire il nostro portico di San Luca che così ben ci caratterizza. Un'opera, quella del portico di San Luca, che è come un cordone ombelicale che collegò nel 1677 le mura, la città ancora chiusa dalle mura, fino al colle della Guardia. Prima fuori dalle mura, immediatamente fuori dalle mura, c'era quasi, fuori dalla prima cinta muraria, la chiesa degli Alemanni, che oggi vediamo a metà di via Mazzini, ecco, diciamo così, non ancora a Porta Mazzini, ma che poi era già fuori dalle mura del 1300, e poi dall'altra parte, quindi questo verso est, dall'altra parte il portico per San Luca. Ma non è così che era, diciamo così, professoressa Borghi, non è questa la nascita canonica dei portici, cioè il paradigma del portico non è il portico di San Luca. No, perché come? Il portico esatto di San Luca è un portico devozionale, esatto. Innanzitutto, quindi è un pellegrinaggio protetto. Sì. E quello che dicevi è correttissimo, la città scese, quella città che era già la città dei portici, la città che aveva scelto quel volto che avrebbe e che contraddistingueva, quella fusione tra interesse pubblico e privato, poi casomai ci ritorno, scelse quell'elemento identitario, il volto del portico, di prolungarlo al di fuori di quelle mura, verso, come si ricordava prima, il portico degli Alemanni, ma lungo quella salita decise di prolungare quel valore identitario nel portico di San Luca. Ed è vero, quello è ovviamente devozionale, quindi c'è un pellegrinaggio, c'è una meta che è una meta devozionale, un percorso che, in quanto significato del pellegrinaggio, è di assumere attraverso il viaggio una nuova identità, quindi un percorso che conduce a raggiungere ad una meta che accoglie nel suo luogo devozionale aspetti che riguardano la religione. Ma se noi pensiamo al portico, il portico nasce come un abuso edilizio. Bellissimo. Perché è un sconfinamento su un suolo che è un suolo pubblico, e se le più importanti città decisero e attestarono che quello era un abuso edilizio, Bologna affrontò quel problema in maniera differente, perché da un lato c'era una richiesta da parte del privato della necessità all'interno di quelle mura, di quelle strade e quei vicoli stretti che comunque contraddistinguono una città medievale, e la necessità di quello spazio di comprendere che c'era la necessità per l'appunto di uno spazio. Al tempo stesso però è un'invasione su un spazio altrettanto tanto che è pubblico, quindi c'è l'interesse del privato e al tempo stesso anche salvaguardare un interesse che è quello pubblico. Il Comune di Bologna ha preso un provvedimento lungimirante. Quando la politica sa guardare non immediatamente all'interesse personale, ma sa proiettarsi per tutti quei passi, per quella cittadinanza, per quella città, guardando al futuro. E dunque invertì di fatto le pertinenze. Quindi quel suolo divenne di proprietà di privata, ma uso pubblico. Quindi noi tutti possiamo passeggiare lungo il portico, beneficiare, quindi non rinunciare a quello spazio di convivialità, ma al tempo stesso pensando che quella proprietà è privata, il che significa pensare che poi è in capo a quel privato la cura e la salvaguardia di quel portico. Ecco come
un abuso edilizio, noi potremmo dire un patrimonio controverso, dissonante, ma che ha trovato in quella dissonante controversia l'elemento in cui il pubblico e il privato trovano un punto d'incontro. Ecco, questo è un esempio per l'appunto che la storia ci fornisce, è un esempio che è un modello straordinario. Mi piace anche ricordare, vero Filippo, che ultimamente abbiamo avuto una bellissima tesi di dottorato di un caro collega spagnolo che è stato quasi un anno a studiare proprio i portici, ma come questa capacità della comunità pubblica e privata di unirsi per trovare una soluzione possa diventare un modello per poi proporsi come risoluzione dei problemi nella quotidianità. Ecco, noi non abbiamo mai visto e pensato ai portici come un patrimonio dissonante, noi lo vediamo nella sua lucentezza come un portico e portici che sono una storia che dura da 900 anni in maniera continuativa, si ripropone anno dopo anno, non è qualcosa che segna un evento ma è qualcosa che segna un'evoluzione di una città, ma come questa possa essere stato il motivo per trovare una risposta. Ecco, come questa risposta che fu fatta nel lontano Medioevo, nel XII e XIII secolo, possa essere adottata come un modello. Le comunità che si mette insieme, che trova nell'azione politica quello che è veramente il concetto di politica, che è quello del bene comune, del bene collettivo per il bene della comunità. Sì, sì, la storia del portico, dei portici è fantastica, come diceva appunto la dottoressa Borghi, la professoressa Borghi, un abuso edilizio, non solo, no, perché ci si impadroniva, tra virgolette, furbescamente delle del terreno davanti a casa, ma perché i balconi, magari fate finta di vedere delle balconate, adesso la spiego in modo così, venivano chiusi perché magari bisognava, si voleva ospitare lo studente, no, perché già all'epoca l'università richiamava tanti ragazzi da tutta Europa. Quindi ci si allargava sempre un po' di più verso l'esterno, si sporgeva sempre un po' di più, solo che poi la struttura non reggeva, c'era bisogno di puntellarla con delle colonne e quindi ecco che nascevano i primissimi, gli albori dei portici. E Filippo, sì? Il Comune di Bologna, come diceva la dottoressa Borghi, fece questa normativa di suolo di proprietà privata ma ad uso pubblico, ma codificata per bene, perché c'era scritto che dovevano essere alti l'altezza di un cavaliere col cappello. Sì, sì, è vero. A cavallo, cioè di nuovo, a cavallo col cappello. E certo, dovevano avere una certa altezza, quindi non solo i portici non vengono abbattuti, perché era un abuso edilizio, cosa che peraltro succede in un gran numero di città dell'Italia centro-settentrionale che avevano sperimentato questa stessa tipologia costruttiva, perché anche nelle altre città dell'Italia centro-settentrionale in quel periodo c'era un incremento di popolazione, e quindi c'era bisogno di spazi abitativi. Il Comune di Bologna decide di regolamentarli, inserisce l'obbligatorietà delle queste nuove costruzioni che avessero un portico sulla strada, ma che insistesse sul suolo privato. Dovevano avere una certa lunghezza e una certa altezza, di modo che, come raccontava la professoressa Borghi, tutta la cittadinanza ne potesse fruire. Assolutamente. E ci ha protetto per secoli dal sole, dalle piogge, sì. Ancora oggi. Penso che ci sia un'app addirittura che ti consiglia, se ti devi spostare in centro a Bologna o anche fuori dal centro, qual è il percorso più furbo se non hai l'ombrello per non bagnarti e utilizzare i portici. Pensate cosa si sono infatti inventati. Infatti noi non abbiamo timore sabato della pioggia. Esatto, assolutamente. Assolutamente. Sì, sì, sì. Così come noi quando siamo usciti con la truppa a fare la puntata sul portico di San Luca, non abbiamo minimo. Era un giorno in cui pioveva, Tiziano e Gabriele se lo ricorderanno, eppure non abbiamo avuto nessun problema, anche perché siamo sempre rimasti, appunto, sempre rimasti sotto al portico. Dottor Panzardi, professor Panzardi, un pensiero finale, diciamo così, a queste iniziative che
voi, in modo molto meritorio come ufficio scolastico territoriale, sposate, nate, come si diceva, da iniziative dell'università o comunque della popolazione, di alcuni professori, di alcuni docenti, l'idea del professor Dondarini, ma come ufficio scolastico avete deciso subito di sposare. Ecco, immaginiamo che ce ne siano altre, non chiediamo di svelarcele questa sera, però ecco, questa è la vostra disposizione. Certo, ma l'effetto probabilmente più interessante è proprio questa moltiplicazione di eventi e di stimoli, perché dal Passamano per San Luca naturalmente gli effetti prodotti sono quelli di incuriosire, di porre delle domande agli alunni, alle classi, ai docenti, e di spingersi quindi su un terreno che è quello dell'approfondimento, che è quello di capire un po' le cose che stavamo dicendo prima, cioè c'è una storia dietro quelle mura, dietro quelle pietre, e quella storia incuriosisce e rende i ragazzi protagonisti. Noi abbiamo avuto in diverse scuole anche una progettazione autonoma che nasceva da quegli eventi e che poi ha determinato, ricordo al liceo Fermi, dei ragazzi che si sono soffermati a studiare i portici e hanno creato anche dei meccanismi molto intelligenti e molto avanzati dal punto di vista digitale di una esplicitazione di quella che era la storia dei portici. Io ho visto, naturalmente poi all'interno della festa della storia abbiamo visto e abbiamo condiviso tantissimi passaggi importanti. Prima si accennava al Parlamento degli studenti. Quale iniziativa più bella di quella di dare il Palazzo del Comune ai ragazzi, affidandogli un lavoro che era quello poi di andare comunque a illustrare quello che era il patrimonio artistico, storico prescelto e farlo proprio, perché ecco il concetto che dicevamo prima di vigilanza e di custodia, quindi questi ragazzi vengono in comune a parlare appunto del lavoro che hanno fatto e del perché hanno scelto quel bene come un bene da tutelare. Questa proliferazione c'è ed è l'effetto credo più interessante e più importante anche per le nostre scuole, perché da questi eventi ne sono nati tantissimi altri e questo è un grande risultato. Assolutamente, e Parlamento degli studenti che ci sarà anche quest'anno ovviamente, sì, quindi sì, ci sarà quest'anno. Sarà uno spettacolo molto più bello di una seduta normale di consiglio comunale, questo lo dico, ma è sicuramente anche più interessante. Peraltro ci saranno all'interno della festa della storia perché... Che ricordiamo, ecco, diciamo piccola parentesi, sì, dottoressa Borghi, perché quest'anno la festa della storia per la prima volta non si abbina al Passamano per San Luca, no. Non sarà a ottobre ma sarà più tardi in primavera, avremo modo di parlarne, prego. Sì, è vero, nel senso che dopo 20 anni, anche in questo caso interrotti, 20 edizioni della Festa della Storia che abbiamo realizzato per l'appunto questo evento celebrativo l'anno scorso, abbiamo deciso di riconsiderare la progettazione, giusto che sia così, anche perché il nostro modo di pensare, di fare didattica è cambiato nel tempo, gli approcci e le metodologie sono cambiate, la comunità è cambiata. E quindi ci siamo presi un po' di tempo per rinsaldare i rapporti con le scuole, per riproporre una nuova progettualità che vede realizzare la Festa della Storia il prossimo anno ad aprile, tra il 5 e il 12 aprile 2025, anche forse con il desiderio di vivere la città proprio nel vero senso della parola, di uscire, di stare sotto quei portici, di trovare anche nuovi luoghi, non solo in città, ma ci teniamo moltissimo anche
a tutto il contesto della città metropolitana, e quindi ci piacerebbe tantissimo vedere tanti giovani lungo quei portici, nel centro, fuori, dando anche quindi valorizzazione ai luoghi meno noti. Quindi questo permette da un lato alle scuole di poter presentare effettivamente e più compiutamente i loro progetti, perché un conto presentarli a ottobre e novembre, quando l'anno scolastico è iniziato da pochi mesi, rispetto ad aprile, dove possono tangibilmente mostrare il progetto, l'attività laboratoriale che hanno svolto. E poi dopo, insomma, quello, la settimana è sempre una settimana, ma come sapete sempre si allarga un po'. Esatto, si allarga, quindi già stiamo già parlando dal 20 di marzo e in poi. E speriamo che anche il fatto di uscire, di vivere la città e quindi forse osservarla diversamente, con occhi diversamente, sia diciamo un altro interesse, un'altra motivazione. Considerando poi anche i numeri insomma sono stati ragguardevoli, perché l'anno scorso abbiamo raggiunto nei 20 anni oltre 750.000 partecipanti, e c'è sempre un dato che ci colpisce molto: oltre 2.800 le persone coinvolte, dal relatore al gruppo musicale. Cioè è proprio questo il concetto del noi, della comunità, del stare insieme, ecco. E quindi ci siamo presi un po' di tempo. Poi lo sappiamo, i mesi di ottobre, i mesi di novembre sono sempre dei mesi dove c'è un concentrato di iniziative, dove anche scegliere non è semplice, proprio perché ce ne sono tante. Quindi speriamo casomai di rientrare una programmazione anche più lineare, più accessibile, perché si può vivere diversamente. Quindi da quest'anno, dal prossimo anno, diciamo così, la festa della storia comincerà tra fine marzo, diciamo così, e inizio aprile, giorni fissati, comunque diceva sì, la dottoressa Borghi, dal 5 al 12 di aprile. Sarà una primavera della festa della storia. Esatto. Quindi una rinascita. Una rinascita della festa della storia. Giustamente dopo 20 anni uno si fa il tagliando anche, dice sì. Oh, che cosa si può calibrare meglio? Non so, Filippo Galletti, cosa ne pensi? Un pensiero finale e un appuntamento a dopodomani. Beh, che cosa ne penso? Penso che sia un'ottima idea. Ne abbiamo parlato con la professoressa Borghi, il professor Dondarini, e siamo stati tutti d'accordo nel riconsiderare e ripensare la festa della storia verso un periodo primaverile. Colgo giustamente l'occasione per ricordare l'appuntamento di sabato 19 ottobre. Ci vediamo a partire dalle ore 10 all'Arco del Meloncello, che inizierà la 22ª edizione del Passamano per San Luca, e ci ritroveremo così tutti insieme per quel portico che è poi, come abbiamo detto, il nostro portico. Assolutamente, con queste parole non aggiungiamo altro. Grazie dottor Filippo Galletti, grazie professoressa Borghi, grazie professor Panzardi, grazie soprattutto a voi per averci seguito anche questa sera. Evviva il Passamano per San Luca, evviva la storia di Bologna. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 21, sempre su ETV. Buona serata. In collaborazione con... Realizza i tuoi progetti senza stress. Alla burocrazia ci pensiamo noi. Confcommercio Ascom Bologna ti segue in tutte le pratiche da presentare ai diversi enti di riferimento. Contatta per ogni chiarimento i nostri consulenti allo 051 6487 591. Email federazioni@ascom.bo.it.